E tu sei una persona mattiniera? Dimmi, hai l'abitudine di iniziare la giornata alla presenza di Dio? Non è sempre facile prendere un momento di rinnovamento spirituale nei nostri rituali mattutini, vero? Ci sono quelle mattine in cui ottimizzi il tuo tempo leggendo la parola tramite un'applicazione come YouVersion o Top Bible. Preghi in autobus, in macchina o in metropolitana ascoltando le lodi. Ma ci sono anche quelle mattine in cui riesci a pregare dopo 5 caffè. Sei monopolizzato dai bambini, non hai tempo. Cerchi di concentrarti su un passaggio biblico, ma i tuoi pensieri vanno ovunque. A volte riesci ad alzarti un'ora prima per leggere la Bibbia, lodare Dio e pregare. Ma devi ammetterlo, il più delle volte preferisci tornare a dormire. Molti di noi dicono: non sono una persona mattiniera, eppure ogni mattina è un meraviglioso dono di Dio, un nuovo inizio, un'opportunità che hai per iniziare la tua giornata con ciò che più conta, una nuova comunione con il Salvatore della tua anima. Certo, non potremo meditare e intercedere ogni mattina per 3 ore, ma questo non ci impedisce di prendere anche un breve momento per un tête-à-tête con il nostro Padre Celeste. Le nostre giornate passano così in fretta, con i loro imprevisti e tutti gli impegni da portare a termine. Il Signore ci invita, ancor prima che il giorno inizi, a mettere il nostro cuore in armonia con il suo. In questo modo avremo carburante per tutta la giornata. L'hai capito, amico mio? È proprio per questo che ricevi i messaggi ogni mattina molto presto. Prego che queste mail ti incoraggino a sviluppare la tua intimità con Dio, un Dio che ti ama sopra ogni cosa, che prova un immenso piacere nel gustare la tua presenza e nel farti beneficiare della sua. Il Signore ti invita a sintonizzare il tuo cuore con il suo, ogni mattina. Grazie per essere tra i miei fedeli lettori. Ti apprezzo molto e ti amo con l'amore del Signore. Ti auguro una bella giornata. Grazie di esistere. Eric Selerio.